Lasciami in pace, ok? Non ti conosco e non sono in cerca di nuovi amici. Un banco da lavoro ben tenuto. Die ganze Zeit nach dem Hammer. Hast du ihn gesehen? Max Haas! Riguardo a prima, a salirti in quel modo. Forza dell'abitudine. Non preoccuparti, Johnny Cowboy. Non è la prima volta. Dovresti pensare di rimuovere quei tatuaggi. Un giorno lo farò. Ero, come dite voi americani, esaltato quando li ho fatti. Mi duole ammettere che ne ero orgoglioso, ma voglio essere ancora più orgoglioso quando li rimuoverò. Niente nazisti, niente tatuaggi. Basta che non mi ostacoli nell'uccidere i nazisti e andremo d'accordo. Caroline sta cercando un dossier. Progetto Whisper? Max non parla molto bene la tua lingua, ma conosce il progetto Whisper. È un'operazione rischiosa e sa che ci costerà molto. A Max non piace la violenza e non vuole che qualcuno si faccia male. Alles in ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline ha detto che hai preso il dossier. Ce l'hai qui? L'ho preso 2 giorni fa, ma l'ho rimesso a posto. Scendi al piano terra. Il dossier è nel cassetto della scrivania della sua stanza, dove io l'ho lasciato. È bello essere a casa, capitano. Oh no! Il Messia è caduto con tutta l'Italia. Amen. Deve essere la stanza di Max. Cosa nasconde qui, Max? È il dossier sul progetto Whisper? Mi serve un piede di porco o un'idea alternativa. Sembra che funzioni.
Grazie, capitano Blazkowicz. Sei pronto per un incarico? Ah, scusa, non mi ricordo di essere entrato. Amici e compagni, eccolo. Si è attivato il progetto Whisper. È in fase di sviluppo da anni. Un nuovo elicottero. I nazisti hanno trovato il modo di renderlo totalmente silenzioso e praticamente invisibile a ogni radar. Anya ha decifrato una comunicazione nazista proveniente da Londra e localizzato gli unici 3 prototipi esistenti nella struttura di ricerca londonautica. Con l'aiuto del capitano Blazkowicz, purtroppo non si è attivato il programma delle notifiche, non ti sentivo. Non saremo più costretti a nasconderci come tu. Sì, ho fatto la parte 1, mi sono dimenticato di caricartela. Potremo andare ovunque e colpire qualsiasi perché è simpatica. Ricostruiremo il circolo Chrysaon. Ci giochiamo armatevi questo, fino ai denti. Questa parte qua. Una volta per tutte, riusciremo ad abbattere Deathhead definitivamente. Credono che la guerra sia finita, che siamo deboli, sconfitti, che ci manchi il coraggio di ribellarci. Come al solito, si stanno sbagliando di grosso. Mi attendono 14 ore di viaggio. Ho la sinusite. E non dormo come si deve da 8 mesi. Quindi, andiamo, gente. Perché non lo rifarò un'altra volta? Grazie per quello che fai, Bobby. Smettila. Voglio solo farla finita. Bobby! Il papiro per... Anche se che non passia. Aelita! Anche a te, compare. Fa tutto un nazista del cazzo. Ah dai, questo era simpatico. Lo uccideremo per ultimo, probabilmente. Questo fottuto edificio di merda è il London Nautica. Un tempo questo era il centro di Londra. Ho combattuto a lungo tra queste strade. Una resistenza furiosa e incrollabile. Poi i nazisti hanno portato il London Monitor e tutto è andato a puttane. Adesso fanno tutto quello che gli pare. Hanno spianato tutto quanto e hanno eretto questa fottuta mostruosità. Si tratta di una struttura di ricerca nazista. Aviazione, spazio, ogni genere di malvagità. Caroline e gli altri piloti avranno raggiunto la torre radio, la vedi? Anya gestisce la radio a Berlino. Contattali usando questa. Dobbiamo separarci qui. Tra le varie negatività sviluppano anche i calzini con le ciabatte. Assicurati che funzioni. Ciao Bobby, ci si vede. O anche no. 3, 2, 1. Papum! Questo edificio tra 100.000 di esplosivi. In cima alla tele radio, a circa 7 isolati da dove ti trovi adesso. Dovrai raggiungere l'ultimo piano del Nautica e aprire le porte dell'hangar. In questo modo io e gli altri piloti potremo entrare. Sì, va bene, va bene. Non ho capito, che cos'è che passare qua? Ah, il gioco vuole che faccio il passaggio così. Caccia la miseria. Sto stronzo che spero che mi metto via. Ah, tu guarda questo. È morto facendo il saluto. Bravo compare. Pirla, ti è
Tranquillo, adesso chiamo i soccorsi. Pare. Troppo tardi. William, sto guardando le planimetrie dell'edificio. È una lunga salita fino in cima. Che male, porca boia che botta. Stai bene? Uai? No, si è fatto tanto male. Ma tanto tanto. Ma che dolore. Potevi rimanere tuo amico, ti speravo. Voglio che la attraversi. Superi la grossa porta e raggiungi la cupola lunare. Fai del tuo meglio, Blazkowicz. Così Bobby non sarà morto in vano. Non c'è traccia del London Monitor. Dovremmo cavarcela. Sempre se non ci schiantiamo. Porca noia. Mi serviva un pochettino. Dai, motherfucker, motherfucker, come on, come on. Fottuti nazisti, non mi piegherò mai alla vostra autorità. L'unico al quale sono piegato è l'autorità del pelato. E neanche tanto alla fine, quindi... Ti serviva la testa? Idiota dell'SS. E anche se... E statti fermo, porca boia! Niente canni, niente libri, niente sigarette. Niente caffè, niente peggio. Uè, Vicky, ci sono ancora? Ti annasti già.
Ah, non ci sei più. Buon a sapersi. Nella cupola lunare c'è una porta per la sezione della manutenzione. Cercala lungo la parete esterna, vicino alla cima della cupola. I mortacci tuoi! No, non posso morire. Non posso. No! Maledizione! La prima morte da quando ho fatto questa run. Io non ci posso credere. Lo sapevo che mi fregava proprio questo maledetto livello. Anche se non pensavo che mi avrebbero ucciso i minion di merda. Nella cupola lunare c'è una porta per la sezione della manutenzione. Cercala lungo la parete esterna, vicino alla cima della cupola. Che non c'è cosa. Ho il dubbio che il mio audio sia in ritardo. Salve. Onestamente non so che fare allora. Porca miseria. Vedi la porta per la sezione di protezione. Nel canto stellato in cima alla cupola. Riesci a raggiungerla in qualche modo? No, ho sbagliato. E siamo a due. Più di metà gioco fatto bene e poi muoio sempre in sto maledetto livello. Vabbè. Quanto è bello sto gioco. C'è e me la faccio tutto uccidere. Ah. Ci vuole. Cerca un bordello sulla parete. Cava anche l'idiota ancora vivo. Così è meglio. Ah, che peccato. Il museo sulla luna è rovinato, ragazzi. Che senso che gusti ho? Non è molto chiaro il senso della domanda. Sapere, ma se non mi spieghi qual è che senso è intesa la domanda, come posso capire come risponderti? Hai ragione, no? Io ho capito le cose che devo fare. Ah, devo andare. Ok, sono arrivato di qua. Ah! Penso che oramai sia chiaro che gli spara tutto in tutte le salse, mi piacciono. Guarda dov'era, porca boia, sto schifo di portello. Spero
Speriamo che gli Ma, ascensori non abbiano hai visto, apprezzo anche War Thunder. E alle... No, aspetta, questa me la ricomincio solo per fare questa cosa. Non posso non farlo, lo faccio tutte le volte che faccio questa run. Adesso ti faccio fare due risate. Speriamo che gli ascensori non abbiano subito danni dall'esplosione. Che c'era nel battle pass scorso, non lo sappia. Voglio far fare un volo a questi due imbecilli. Oh! Calare i blocchi di un ascensore. Cosa quanto è stato? Meglio stare sul contrappeso. Dove sta il contrappeso? Ragazzi, mi dispiace. Addio. Non devono averlo preso tanto bene questo scherzetto. E vabbè. C'è chi capisce l'umorismo e c'è chi no. Credo di aver trovato qualcosa. Che cosa vedi? Antichi manufatti. Di natura tecnologica avanzata. Pergamene. Sembrano in ebraico. Credo che i nazisti stiano cercando di ricreare questa roba. È inutile. C'è qualche segno identificativo. Cercai di sparare con i bombardieri e una cosa era troppo complicata su Urtan. Icat, Dog, Able, apostrofo. Able, Tare, Spazio, Yoke, Item, Charlie, Oak, Uncle Dog. Potrebbe esserci qualcosa negli archivi, Anya. Vedi se trovi dei riferimenti a Das Icat. D'accordo. Fate attenzione. Mi piace, Blazkowicz. Bella scelta. Tu cerca di recuperare più roba possibile di questo Da Seeker. D'accordo. Ascolta, io faccio una pausa che vado a cena, torno tra una mezz'oretta o giù di lì. Però vorrei dire, devo essere onesto, preferirei di gran lunga se su War Thunder ci fossero i mitraglieri in prima persona. Sarebbe molto più comodo sparare, perché quella terza persona che c'è in gioco... è eccessivamente scomoda. Capisco che effettivamente è per semplificare, ma non semplifica più di tanto, secondo me. Vado a cena e torno tra un po'. Riprendiamo la live, come ho detto, tra il tempo che vado a cenare e torno, che c'è la pizza stasera. A dopo.